Ciao, sono Tommaso di Tecnista e oggi volevo parlarvi di gas di saldatura. Perché voglio parlarvi di gas di saldatura? Perché ce lo chiedete in tantissimi. Questo video è per chi sta partendo più o meno da zero e vuole capirci di più nel mondo della saldatura. Nello specifico, perché usare il gas e quali gas di saldatura utilizzare a seconda del materiale che devi saldare. Sia che si stia parlando di ferro, inox, alluminio, titanio, qualsiasi materiale, adesso cerchiamo di chiarire un po' di più le cose. Ma prima magari vi invito a cliccare mi piace, lasciarci un commento o soprattutto iscrivervi sul canale o ovunque state guardando questo video, perché ci aiuta tantissimo e ci fa crescere nelle visualizzazioni e supporterà i prossimi video che faremo. Il gas di saldatura a cosa serve? Serve semplicemente per proteggere la saldatura nel momento in cui avviene la fusione e unione dei materiali. Questo perché ad alte temperature il materiale si può ossidare facilmente per colpa dell'inclusione di ossigeno o di altri agenti esterni che possono irrimediabilmente rovinare la saldatura. Quindi utilizzando un gas di protezione si evita di avere rotture, cricche, pori. Usiamo dei gas di saldatura Quando utilizziamo per esempio un filo pieno nel caso di saldatura MIG, saldatura a filo, oppure lo possiamo utilizzare anche nel caso di alcuni fili animati che lo richiedano. Lo utilizziamo addirittura nel caso in cui stessimo saldando con processo TIG. Partiamo dal caso più semplice, saldatura a filo di ferro. Ferro inteso come acciaio al carbonio. Solitamente si utilizza una miscela di argon CO2. Quanto argon e quanta CO2 dipende chiaramente dallo spessore che volete saldare e diciamo un po' dalle caratteristiche che vi vengono richieste se state facendo delle saldature di tipo professionale oppure dalle caratteristiche che voi volete dare alla saldatura. La miscela argon CO2 solitamente utilizzata è quella all'82% argon e 18% CO2. Perché una combinazione di questi fa sì che ci sia sia protezione di gas inerte, cioè l'argon, che un aiuto alla penetrazione dato dalla CO2. Se volessimo saldare spessori più sottili, diciamo dei 4, sotto lo spessore 4 mm, sempre su acciaio al carbonio, è più consigliabile utilizzare delle variazioni della miscela argon CO2 che portano magari un po' di più argon e meno CO2, ci può essere argon al 87, CO2 al 13 o addirittura argon al 92% e CO2 all'8%, dipende sempre quello che saldiamo, però come regola generale va bene pensare che minore lo spessore, maggiore deve essere la quantità di argon nella mia miscela. Abbiamo anche il caso di saldatura a filo di inox. Utilizziamo sempre una miscela argon CO2, ma quella ideale, la migliore che c'è, sarebbe 98% argon e 2% di CO2. Abbiamo anche il caso di saldatura di fili che non sono leghe ferrose. Faccio un esempio: alluminio, magnesio, rame, tutti questi materiali necessitano di cosa? Di un argon puro. 100% argon, perché la CO2 provoca troppa fusione e si rischia di bucare il materiale, detto in pochissime parole. Ora, mettiamoci invece nei panni di chi deve saldare con processo TIG. Cosa utilizziamo se saldiamo ferro? Argon. Cosa utilizziamo se saldiamo inox? Argon. Cosa utilizziamo se saldiamo alluminio? Argon. Per il TIG si usa sempre e solo l'argon, non ci sono storie. Ora, qualcuno di voi può dirmi, sì, ma io nel caso di saldatura a filo di inox uso una miscela di argon, CO2, ossigeno, oppure nel caso di saldatura TIG di alluminio io utilizzo una miscela di argon e elio o argon idrogeno. È vero, sono miscele un po' speciali che portano a una maggiore velocità, a un miglioramento delle performance di saldatura, a un miglioramento delle qualità della saldatura, però sono miscele anche un po' più difficili da trovare in commercio e quindi se ce l'avete, bravi, però diciamo che tutto quello che ho detto prima vale per la possibilità di tutti di trovare dei gas e reperirli semplicemente sul mercato. Questo era quindi il video sui gas di protezione, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video, ciao!